Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Megamind. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la sconfitta del nostro nemico nelle fogne. Oggi invece siamo passati da livello piano, sottoterra, e adesso andiamo sopra i tetti. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, poi avremo Blue Titan. Lì c'è un gattino malvagio che ho appena visto la cosa. E in teoria poi il gioco sarebbe finito. Comunque come cosa, allora, anche se fossero solo una decina di livelli, per come è fatto, secondo me va benissimo il gioco, eh. Storia semplice, gameplay ma ancora più semplice. A livello proprio di gioco è fatto bene. Io ti dico, per come ragiono, questo gioco è molto meglio di molti altri che abbiamo provato, soprattutto di giochi che avevano una storia comunque assediata dalle anche fiamme, abbastanza semplice, che non richiedevano sequel o simili. Combinato. Questo qua è un sequel a tutti gli effetti, proprio a livello pratico molto semplice, la città, ma che ha un ottimo potenziale a livello di storia. È vero, mi ero dimenticato di questi, li possiamo rompere. A livello di storia è veramente ottimo. Cioè Ratatouille, per esempio. Molto bene, signore. Gli ho trovato la nostra statuetta. Ratatouille, per esempio, è... è stupido come l'hanno fatto, veramente. Perché potevano veramente prendere cadere, il gioco, signore, e renderlo un gioco bello. Potevi fare le sfide di cucina, nel senso potevi prendere gli ingredienti, metterli. Potevano fare molte cose. Invece hanno deciso di fare un simile platform. Va bene, ci poteva stare. Ma non hanno azzeccato la storia, l'hanno... Tizi infuocati. Aia. Ma cosa sono dei degli apprendisti cuochi? Ma ti prego. Come provare a bloccarci? Sono un gruppo di cuochi e camerieri. Uccidi direttamente negli anni 50 e il fuoco mi fa malissimo. Santo cielo. Prova questa zuppa, vedrai che ti piacerà. E a proposito di zuppa, cioè veramente, veramente, potevi fare per esempio il livello della zuppa in Ratatouille. Poteva essere fatto 100 volte meglio. A livello comunque, le parti di cucina, quelle in cui dovevi puntare il cibo verso il centro del cerchio, ok, potevano essere fatte meglio, ma non mi sono lamentato di quella parte. Quella parte in realtà ci stava, perché comunque, come gioco per bambini, non devi farlo troppo complicato, ma non devi farlo neanche troppo semplice, a parer mio. Un bambino comunque che sa usare una PlayStation, anche al tempo, non era sicuramente un bambino scemo. Dai, non dovevi fargli per forza il gioco semplice, dove fai questa cosa, porta questa cosa qui, e vedi di fare il punteggio giusto. I cattivi di Hot Flash. A parer mio, molti giochi avevano un ottimo potenziale sotto tanti punti di vista, storia, gioco, sfruttati molto male, sfruttati molto male. Ratatouille, per esempio, è uno di quelli. Ma per esempio, se guardiamo giochi vecchi, alla Ercole, alla Aladdin, alle Follie dell'Imperatore, santo cielo, le Follie dell'Imperatore, a parer mio, è ancora oggi uno dei miei giochi PlayStation preferiti in assoluti. È uno dei miei giochi PlayStation 1 preferiti in assoluto, insieme a Ercole. Attento al bordo, non vorrai certo cadere. Mamma mia, quelli sì che erano signori giochi. E che cosa abbiamo qui? Una rampa che sale e scende. Due rampe che salgono e scendono. Sembra che il meccanismo sia quei due giochi lì, santo cielo, sono dei capolavori, ragazzi. Sono veramente splendidi come sono fatti. Cioè, io... ti giuro, facile come la... adesso che stanno rifacendo il PlayStation Plus, io spero che ci portino su molti più giochi PlayStation 1 di quel tipo e non giochi di quel tipo come Ratatouille. Cioè, Ratatouille io l'ho giocato su PlayStation Plus, uno perché era già lì, era già nel mio abbonamento, ho detto ok, è la versione PS3, tanto vale giocare quella piuttosto forse che la PS2. Forse utilizzare il segnale per andare dall'altra parte. Prova a rimuovere i supporti sotto il segnale. Penso che capito. Se rimuovessi quel perno cadrebbe. E come lo prendo? Scusami. Ecco. Bel lavoro, capo. Wow.
che lavoro di squadra. Ho giocato quello perché ho detto, ok, la versione PS3 sarà meglio della versione PS2. L'ho dato per scontato. Invece erano, a detta vostra, quasi due giochi addirittura diversi. E io lì ho detto, vabbè, ormai stiamo facendo la versione PS3, continuiamo la versione PS3. Attento ai cattivi di senza sapere che quella scelta non è stata sicuramente una delle migliori. Tanto valeva, a detta vostra, addirittura fare la versione PS2 piuttosto che la versione PS3, che era abbastanza... E me ne sono accorto. Me ne sono accorto, purtroppo. Non posso dire il contrario. Non posso dire che la versione PS3 fosse buona. Non so la versione PS2 se lo fosse. Quello non lo so. Ecco qua. A parte che comunque Mega Mind, oh, sembra tanto mingerlino, ma a livello fisico, guarda qua che salti che ti fa. Non saprà volare, ma è un doppio salto, sicuramente uno sforzo notevole da fare. Ma mi sto chiedendo se dobbiamo arrivare fino a là dove c'è quell'incendio rosa oppure no. Quello è il bracciale elettrico. Usa il tasto interattivo per prendere il guanto di Tesla. Uno, due, ricorda, ecco, che puoi attivare gli oggetti con il guanto di Tesla. Chi l'avrebbe mai detto, Minion? Eccoci qui. Ma scendiamo o risaliamo? No. Per esempio, un gioco che magari un'altra imboscata non ho molto apprezzato da bambino, ma che magari a rivederlo oggi potrei pensarlo in modo diverso. Tarzan, della PS1. Non sono mai stato fan di quel gioco, ma perché a livello personale da bambino per me era troppo difficile, forse. Non l'ho mai completato, ma veramente ero piccolo, non ho mai avuto modo di poterlo rigiocare bene. Mentre Ercole, le foglie dell'imperatore, Lilo e Stitch, Madonna mia, quanto tempo ci ho passato, veramente. Le foglie dell'imperatore, tra l'altro, anche quello non l'ho mai finito perché non ho mai potuto finirlo, perché il gioco si bloccava nel livello finale. Non ho mai capito se era il salvataggio, il disco. Sì, il gioco era così, ma ne dubito. Ma non sono mai riuscito a completarlo perché appunto non potevo mai andare oltre il livello finale. O meglio, non potevo mai accedere al livello finale. E quel gioco lì mi piacerebbe riportarlo qua sul canale, nonostante l'avessi già iniziato in live anni fa. Vorrei riportarlo per bene sul canale. Vorrei riportarlo per bene sul canale a livello proprio completo. Qua. Ok. Vorrei riportarlo lavoro, per signore. Completo. Come faccio a salire sopra? Devo fare il doppio salto sul canale con tutti i singoli livelli fatti bene. Come salvo? Ok, non so se era questa la soluzione, ma ce l'abbiamo fatta. In quel garage. Se solo potessi farlo, chissà come dovremmo fare. Allora, ecco, Lilo Stitch, anche quello era un bellissimo gioco, era il Crash Bandicoot della Disney. Fantastico. E anche quello mi piacerebbe portarlo. Molti giochi PS1 Disney mi piacerebbe riportarli che ho giocato, parentesi. Molto bene, signore. Perché per esempio Atlantis non l'ho mai giocato, per dirne possiamo uno. Usare i tetti. Oppure vediamo un altro che non ho mai giocato. Non lo so, giochi Disney della PS1 che non ho mai giocato. Metro City brucerà. Ora come ora non me ne vengono altri in mente. Però, la lista è lunga. La lista di giochi che non ho giocato da bambino, perché ovviamente rispetto adesso non avevo una gran scelta per poter giocare, perché avevo quei 4 giochi in croce e quelli giocavo. Però effettivamente, giochi DreamWorks. Ho giocato la gang del Andiamo. Bosco da bambino. Che altri giochi della DreamWorks c'erano? Mega Mind lo sto giocando adesso. Vorrei giocare le Piovono Polpette. Monster contro Alieni. Giochi Disney. Giochi DreamWorks PS2 cosa c'era? Dovrei controllare.
Proprio per curiosità, aspetta. Ah, che scemo. Il più facile di tutti, che ho anche portato qua sul canale. Madagascar, Shrek, c'è anche Kung Fu Panda 1. Oh, è vero, della Disney ho giocato anche Monsters & Co. Madonna mia. Ah, è vero, della Disney c'era anche per PS1 Magical Racing Tour, che era il Mario Kart della Disney. Aladdin non ho mai avuto la possibilità di giocarlo. A Bug's Life l'ho solo provato da bambino, quello me lo ricordo. La carica dei 102 è piaciuta alla mia ragazza e ce l'ho lì e un giorno lo porteremo probabilmente. Il pianeta del tesoro. Non c'ho la versione PS1, ma ho trovato la versione PS2 di questo. Il pianeta del tesoro è uno di quei film che dovrei rivedere. Dovrei rivedere perché non me lo ricordo per nulla. L'ho visto veramente quando è uscito al cinema, ma non me lo ricordo per niente. Metro City brucerà. Madonna mia. Meno male che abbiamo preso un coso qua elettrico, perché veramente facciamo più in fretta a tirare giù i nemici così. Pescati questo. No, siete voi che siete stati fulminati, scemi. Eccolo! Avranno una bella lezione. Ma cos'è? Sto facendo. Ma scusami. Ci sei Minion. Quasi. C'è la rampa lì per le macchie. Perché non posso fare così e facciamo prima? No, no, no. Devi passarti ogni singolo piano sull'ascensore. Vabbè, in realtà, facendo così accumuliamo un sacco di, come si chiama, di sfere blu che ci servono per potenziare armi, quindi tutto di guadagnato. Che vista magnifica da quassù! Che bella vista! Eccolo lì un altro pezzo, però sicuramente adesso arriverà un nemico. Quanto ci fai? Io guarda, corro subito. Un componente per la mia strano, macchina così messo lì. DNA. Guarda, vi riprendermi. Fermo lì, Megamind. Ti sparano dietro la schiena. Oh, meglio per me. Missione completata. Livello completato. Torna al nascondiglio. Eroe dei quartieri alti. Grazie. Grazie, Minion. Signore, le notizie parlano di incendi in tutta l'area dei quartieri alti. Penso che dovresti raggiungere i quartieri alti e fermare il sindacato catastrofe. Scommetto che è tutta opera del sindacato catastrofe. Ma va? Dalle un'altra mano di cera. Vediamo la nostra eccola lì, guarda che com'è fiera, che spacca su tutti gli altri. L'artista che ha realizzato questa scultura aveva un talento eccezionale. Il soggetto ritratto era ancora più eccezionale. Il risultato è questo, una scultura eccezionale. Certo, tutti i dettagli sicuramente ci sono. Anche gli spuntoni sul mantello e sui guanti. Madonna. Mi chiedo se riusciamo a trovare tutto. Mi chiedo se riusciamo a trovare tutto. In teoria non mi sembra di aver perso nulla. Se facciamo un attimo i conti, in teoria abbiamo ancora quindi la statua della prossima boss, la statua di Blue Titan e un quadro messo qui, questo qua. Quindi appunto, prossimo livello, boss fight e boss fight finale. Tre oggetti, tre livelli. Penso che abbiamo preso tutto. Potenziamo quindi, vediamo, questo qua così prendiamo più nemici. Ecco, fatto che sicuramente questo ci può essere utile. E con i prossimi potenziamenti potenziamo anche quest'ultima arma, che penso che per fine gioco dovremmo riuscire a farcela. Voglio dare solo un'occhiata un attimo ai trofei. 57%. È tanta roba, eh. Siamo già oltre la metà. Allora, sblocca un minigioco. Completa il gioco con Megamind, quindi completa tutto il gioco. Sconfiggi Titan senza morire, sconfiggi la tipa senza morire. Completa il livello e completa il livello. Tre completa livelli in generale, due battaglie, completare il gioco totale e sbloccare l'ultimo minigioco. Quindi diciamo che il platino non ce lo leva nessuno, a meno che non moriamo durante le boss fight. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.